Mi sono veramente interrogata se valesse la pena di fare un intero video su un filmetto come Deepwater, Acque Profonde, di cui basterebbe dire è l'ennesimo tentativo di Hollywood di fare un nuovo Gone Girl andato a finire male. E invece no, questa volta sono anche un po' arrabbiata perché si va a rimestare in un genere che io amo particolarmente, non quello di Gone Girl, bensì quello del thriller erotico. E con premesse tutto sommato buone si ottengono risultati, secondo me, abbastanza pietosi. E vi spiego perché il mio punto di vista subito dopo la sigla. Come avrete capito, a me Deepwater non è piaciuto. E non è piaciuto come non mi sono piaciuti tutti gli ultimi tentativi più o meno quotati di fare un nuovo Gone Girl di David Fincher. Cosa intendo con questo? Ancora prima che Gone Girl diventasse un film di incredibile successo, più che di botteghino di impatto culturale che pian piano è cresciuto ed è rimasto lì, Gone Girl, quando era ancora solo un thriller di Gillian Flynn, ha avuto un impatto enorme nel cambiare la prospettiva dei thriller, portando al centro lo sguardo femminile declinato come una donna un po' stronza, assolutamente inaffidabile, con qualcosa di oscuro nel suo passato, che viene messa al centro della storia, a cui ne succedono di ogni, però il lettore non è che è totalmente con lei tipo ehi, tifo per te, anzi si interroga anche se magari la cattiva vera della storia non sia lei. A ben vedere poi Gone Girl ha una parte con lo sguardo maschile e poi ci si sposta sullo sguardo femminile. Quel che è sicuro è che se il libro aveva già fatto il botto, poi con i film di David Fincher è diventato proprio un riferimento culturale e un Eldorado di un po' tutti a Hollywood, perché questo film hanno tentato di farlo davvero tutti, Universal, Netflix, Paramount e poi adesso anche Amazon. E c'è da dire che Amazon sembra quella che ha fatto un tentativo con un minimo di criterio, ma andiamo con ordine, anche perché secondo me alcuni io ve li ho recensiti qui. Allora, prima hanno tentato con, ce ne sono un paio che ho proprio skippato perché sembrano tremendi. Quello un pochino più serio era La ragazza del treno con Emily Blunt, di cui io, mi pare di ricordare di avervene parlato anche qui, salvavo solo Emily Blunt, ma lì mi era sembrato che il problema fosse più che il libro era un epilogo di Gillian Flynn che proprio non aveva nerbo dietro, cioè tanto quello di Gillian Flynn diceva delle robe, anche suscitava discussioni femministe interessanti, tanto quel libro era un po' la copiatura senza tutta la parte interessante, sociale di cui discutere con il colpettone, polpettone di scena finale ripreso paro paro dal film, che in più aveva questa regia anonima. Poi l'anno scorso è uscito La donna alla finestra, uno spreco di Amy Adams e Joe Wright indescrivibile, in cui Netflix prende un libro famoso, un regista famoso, anche se fosse caduto un po' in disgrazia, un'attrice bravissima e famosissima, e picchia lì una sceneggiatura, insomma, abbastanza risibile, anche se questo film ha dei suoi estimatori, esattamente come La ragazza del treno, non io. E in più con questa produzione abbastanza povera che non aiuta il film a uscirne brillante, sembra un po' un film TV, ecco, e neanche uno di quegli onesti thrilleroni degli anni 90, tipo Il collezionista di ossa. Ma perché il punto dovrebbe essere mettere questo sguardo femminile e questa narratrice inaffidabile che sembra un po' paranoica, sembra un po' la vittima, però in realtà probabilmente anche stronza al centro. E arriviamo a Deepwater, che in realtà parte da tutte altre premesse, perché è tratto da un romanzo di Patricia Highsmith, ovvero sua signoria delle storie un po' con queste donne che hanno quell'aura stronza, ma sono anche misteriose. A parte la parentesi, Carol ci ha regalato, vabbè, il talento di Mr. Ripley, di recente I due volti di gennaio, insomma, la lista dei film riusciti tratti da romanzi strepitosi di Patricia Highsmith parte da Hitchcock e arriva fino all'altro ieri pomeriggio. Quindi, tutto sommato, già si parte da un romanzo di livello che mette al centro una coppia abbastanza misteriosa con delle dinamiche che non puoi andare a pensare a Gone Girl. Poi, se ci metti nel ruolo del marito stronzo che forse è un assassino, Ben Affleck, cioè io sfido chiunque a scrivere una recensione di questo film senza citare Gone Girl, perché è impossibile. Il problema è che se tu ti infili in un paragone diretto con David Fincher,
sai a che problema stai andando incontro, specie con uno dei film più di successo e più amato dal pubblico di Dave Fincher, non Mank, che piace soltanto ai fattoni come la sottoscritta e al giro dei finceristi anonimi. Di cosa parla Deep Water, quindi, a 5 minuti dall'inizio di questo video? È la storia di Vic e Melinda, ovvero rispettivamente Ben Affleck e Ana de Armas, uno spreco di Ana de Armas questo film, che sembrano la coppia perfetta. Lui ha fatto il botto dei soldi vendendo chip ai militari e quindi adesso sostanzialmente vive di rendita. Lei, a quanto ci dice la caratterizzazione, l'ha sedotto perché è gnocca ed è sua moglie e lui la ama follemente. Hanno una bellissima bambina che è particolarmente perspicace, soprattutto considerando che va tipo in prima elementare, e con particolarmente perspicace intendo impossibilmente perspicace. Comunque non stiamo troppo a cavillare. I due sembrano essere una coppia splendida così, se non fosse che quando vanno alle feste degli amici tutte scicchettose così, Melinda non beve, si ubriaca, marcia e proprio limona dei tipi di fronte a tutti, al che tutti gli dicono: guarda Vic, ok che tu sei di larghe vedute, però insomma ci fai un po' la figura del coglione. Lui dice: no, ma io mi fido di mia moglie, così. Se non che gli amanti di sua moglie cominciano a scomparire, lui fa delle infelici battute tipo: l'ho ucciso io, e quando poi si trova il cadavere di quello che lui ha detto così, alcuni cominciano a pensare che magari Vic non la racconta giusta. E quindi il film ci porta per gran parte del suo minutaggio a chiedersi: Vic è un feroce assassino che ammazza gli amanti della moglie ed è un manipolatore di merda, o è semplicemente interpretato da Ben Affleck e quindi in realtà dovrei capire che lui è innocente, ma lui è abbastanza bolso in questo film e quindi non riesco a capirlo? La risoluzione arriverà a tre quarti del film e farà cadere con un tonfo la tensione, mettendomi davanti, almeno per come l'ho vissuto io, a 15-20 minuti finali di assoluto tedio e noia. C'è da dire che questi vengono ampiamente controbilanciati da un film che comincia in medias res così, che sembra un film TV, che sembra un pezzo di un videoclip, che sembra una puntata di Dawson's Creek, è fotografato più o meno così, così le cose succedono dal nulla, non c'è un senso di inizio, non c'è un senso di fine, sembra cominciare in mezzo ma senza questa volontà di partire in medias res, in cui succedono cose, e nei primi 5 minuti avevo già preso mezza pagina di appunti piena di cose che mi avevano lasciato basita, tra cui citerei non solo ma anche, appena trovo la pagina, dato che è un film di Amazon, il product placement di Alexa a 2 minuti e 30 dall'inizio del film. Una bambina che a 5-6 anni decide se vuole fare la scuola pubblica o la privata, e o poi Vic che guarda con quello sguardo imbalsito le lumachine che fanno più sesso di lui, e Ana de Armas, mi dispiace la volgarità ma non c'è altro modo di dirlo, che gliela fanno usare tutto il tempo, poi dice: no caro, assolutamente no, e canta ubriaca marcia in italiano, via via, con questo italiano, vabbè, abbastanza buono, si è visto di peggio nel mondo. Tra l'altro poi Ana de Armas, che voglio dire, sulla cui avvenenza non ci sono tanti dubbi, vedi ultimo film in cui faceva la Bond Girl, ha conquistato tutti, ma anche sulla bravura, perché anche in Knives Out era sfruttata al massimo, pur essendo conciata praticamente come una badante. Qui riesco nella impressionante missione involontaria di farla sembrare un po' sciuretta, un po' sciupatina e non particolarmente sexy, e contando che questo è un thriller erotico e che lei è Ana de Armas, uno si chiede cosa. Ma la cosa bella che non vi ho ancora detto, e qui entriamo nel territorio di mio interesse, è che questo film io l'ho voluto vedere soprattutto perché segna il ritorno di Adrian Lyne, ovvero uno dei registi di thriller erotici cult degli anni 80 e 90, insieme all'amatissimo Paul Verhoeven e a tanti altri. È uno che ha buttato lì cosette da niente come 9 settimane e mezzo, Proposta indecente, era un po' che non faceva un film, si potrebbe anche aggiungere tra parentesi, decente, e quindi io aspettavo questo ritorno al thriller erotico, anche perché in un momento di forte sterilizzazione della componente sessuale che è sempre buttata sul ridere, stile le serie kink di Netflix, ma che sono tutte commedia, o è super romanticizzata e l'erotismo proprio casuale, distruttivo, morboso, brutale, è inesistente, e i film per adulti sono sempre robe super depre, violentissime, tipo Joker, ma mai roba zozza, cioè io aspetto il ritorno del thriller erotico come la venuta del Messia. E guardate, mi va anche bene se è una roba che non si capisce quanti 20 livelli sia oltre il trash, come esattamente Benedetta di Paul Verhoeven, ma pur avendo dei momenti un po' involontariamente comici, anche Benedetta di Paul Verhoeven, anche nei momenti in cui
oltrepassa il buon gusto, ma poi di fondo quale film di vuol vedere non lo fa, è incredibilmente più trascinante e stupendo e avvincente di questo film che ahimè è noioso. E la grande caratteristica secondo me del genere thriller erotico è che quando è riuscito bene appunto è sexy, morboso e un po' pericoloso, e quando è riuscito male è talmente trash che comunque rimani lì incollato per vedere delle cose che sfuggono completamente di mano, perché è un attimo che una roba che in teoria sia super erotica diventa super imbarazzante, ma ridi e ti diverti un sacco. E invece questo film, anche se su Ben che guarda le lumachine ridevo molto, è proprio loffio. E mi chiedo se sia Eden Line che ha perso un po' il tocco, o che lui sia arrivato e gli abbiano detto: guarda, Ben Affleck manco si toglie i pantaloni, Ana de Armas puoi far vedere le tettine qua là, ma non troppo, mi raccomando. E poi ci sono tutte queste scene in teoria di flirt, di lei che fa cose, di scopate così, ma non si vede. Cioè, che senso ha fare un thriller erotico se poi è castigato? A sto punto, cioè, che poi io non voglio dire che debbano essere biotti dall'inizio alla fine del film e fare capriole contorsionistiche, anche se comunque apprezzerei. Il punto è che l'erotismo può... c'è anche in film completamente abbottonatissimi, cioè è proprio la capacità di trasmettere sensualità per immagini, di far sentire quella tensione, quella chimica, direbbe Donatella Rettore con dito nella piaga, qui no, cioè la chimica non esiste, è proprio una capacità che Eden Line aveva e che in questo film non ha. Film che, al di là di prendere nel casting due attori, secondo me mal... assortita tra di loro, non è che gli dia grandi mezzi o che faccia chissà che. Poi per curiosità sono andata anche un po' a vedermi la trama del romanzo che non ho letto, perché uno dei problemi di questo film secondo me è che rimette di nuovo al centro lo sguardo maschile, non dando prospettiva al personaggio femminile, che quindi sembra un po' una ninfomane, un po' stronza, ubriachella tutto il tempo, mentre lui, per quanto stronzo, per quanto con i suoi problemi, con le lumachine, è il punto di vista da cui viene narrato il film. Cioè mi è sembrato veramente un passo indietro per un film che vorrebbe fare quella cosa là. Quindi o è un adattamento di Patricia Highsmith risistemato parecchio, soprattutto nel finale, per tentare di essere più femminista ed è un macello, o è tentare di fare il gondolo prendendo Patricia Highsmith e riadattandolo ed è comunque un macello. Diciamo che darei particolarmente colpa alla sceneggiatura in questo caso. Però, ragazzi, che mestizia, cioè di fatto è un altro film riempitivo di un altro catalogo, davvero bruttarello. E niente, questo è con grande mestizia quello che avevo da dirvi su Deep Water. Che cosa dobbiamo dire? Il thriller erotico è morto e sepolto? Forse purtroppo sì, almeno in America. Staremo a vedere, io vi auguro buona visione se vi inoltrerete in quell'esperimento sociologico che è vedere questo film. In ogni caso ci troviamo qui per parlare di cinema, di film in streaming e di tante altre belle cose, e vi lascio, vi saluto, a presto!